Il Partito Democratico ha tracciato il bilancio delle opere realizzate nel quartiere Solito Corvisea e quelle in programma nei prossimi mesi, nel corso di un incontro organizzato nei saloni del Circolo Giuseppe Cannata sul tema Taranto 2027. Hanno dialogato con iscritti e cittadini, raccogliendo le loro proposte, l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Taranto Francesca Viggiano, il consigliere regionale Michele Mazzarano e la segretaria del Circolo Cannata Gabriella Fretta. Abbiamo deciso di fare questa riunione appunto per interfacciarci con i cittadini affinché loro potessero esprimere anche delle iniziative o comunque insomma delle situazioni da andare a risistemare. Siamo in piena fase di riscrittura anche del nuovo piano di strade e marciapiedi, siamo in fase di esaurimento di quello attuale. Ovviamente, seguendo le linee di indirizzo del sindaco Milucci, stiamo cercando appunto di portare più benessere possibile all'interno dei quartieri. Ci stiamo lasciando un po' l'emergenza sanitaria alle spalle e questo ci consente di riprendere in mano i temi che sono di interesse economico, sociale, che riguardano la nostra regione, l'intero paese, ma anche la nostra città e il nostro territorio. Era importante riprendere un attimino i contatti con gli iscritti, con i cittadini, con i simpatizzanti. Un circolo politico non può che ascoltare la gente, non può che essere vicino ai loro bisogni.